Allora, con Jacopo Botto, una partita che era iniziata con un po' di difficoltà, soprattutto in ricezione, poi è stata una vostra prova di forza per dimostrare che con squadre che adesso sono dietro di voi avete poco a che fare in questo momento. Sì, siamo partiti un po' contratti forse, perché comunque sappiamo l'importanza di queste partite. Queste qua sono partite che noi dobbiamo cercare di portare a casa. Sapevamo la partita sarebbe stata difficile, ci abbiamo provato, il primo set è andato male. Poi ci siamo parlati in panchina, siamo rimasti concentrati e ne siamo usciti. È una questione di concentrazione, qualche problema in ricezione, però in attacco tutti avete fatto vedere di tutto, ma Jacopo Botto è anche miglior realizzatore, giustamente MVP. Sì, in ricezione abbiamo sofferto tanto, non so sinceramente come mai, loro comunque hanno battuto bene, però sì, poi l'importante è comunque che l'attacco sia andato benissimo, quindi, perché anche se ricevi male e metti giù la palla va bene, quindi, però dobbiamo cercare di continuare a lavorare in ricezione perché dobbiamo migliorare. Ma hai attaccato letteralmente di tutto, ordini di scuderia, perché hai attaccato tutti i palloni impossibili, sbagliandone comunque pochi. No, quando mi capita una palla lì ci provo, poi se faccio punto va bene, se no cerco di mettere in difficoltà gli avversari, quindi sono contento. Quale deve essere l'obiettivo di Vero Volley per questo finale di stagione? I playoff restano lontani, oggi vi siete distanziati dalla coda della classifica, con che obiettivo giocate? No, adesso dobbiamo cercare di pensare partita dopo partita, non possiamo pensare in grande, insomma, adesso abbiamo una partita difficilissima a Macerata, sarà dura, però non è quella la partita che dobbiamo vincere, dobbiamo provare a vincere con Milano, dobbiamo provare a vincere con Padova, quindi comunque andremo giù a provarci e se non verrà la vittoria aspettiamo la prossima partita. Cosa aspettarsi a proposito della prossima partita? Andate sul campo dei campioni d'Italia. Sì, sarà una bella emozione, insomma, nel loro palazzetto nuovo, quindi contro una squadra fortissima. Sappiamo che è difficile, noi ci proviamo, facciamo il nostro gioco e quello che viene viene. Perfetto, grazie.